Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Anch'io vorrei tanto fare un sacco di recensioni fighe di prodotti costosi come MacBook Pro con Touch Bar, dispositivi smart per la casa, smartwatch, cuffie da 1000 euro e invece purtroppo sono qui a farvi la recensione di un prodotto molto molto meno costoso. Che ci vogliamo fare? Questo è quello che consentono le finanze. Sto parlando dello speaker da 20 watt della Mi Pow. Va bene, la smetto di lamentarmi e passiamo a parlare di questo dispositivo. Come sempre, il link all'acquisto di Amazon per questo dispositivo è disponibile nella descrizione del video. Prima di cominciare direi che è essenziale ringraziare l'azienda che mi ha mandato questo dispositivo in modo tale da potervelo recensire. Come ho detto all'inizio del video, questo dispositivo è in grado di erogare una potenza di 20 watt. È infatti dotato di due driver, dunque un altoparlante a destra e uno a sinistra, in grado di fornire grande potenza ma anche grande qualità. Una recensione non è una recensione se non vi dico che cosa c'era nella scatola. C'era il classico cavetto AUX, il cavo di ricarica e il libretto, che è disponibile anche in italiano. Utilizzare questo dispositivo è davvero molto semplice. Sul retro abbiamo infatti l'ingresso per il cavo AUX e l'ingresso per il cavo di ricarica, mentre sulla parte superiore abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, il tasto play pausa e i controlli per abbassare ed alzare il volume direttamente dal nostro dispositivo. Se invece vogliamo andare a cambiare canzone, è necessario farlo sul dispositivo che controlla lo speaker. Come andiamo a collegare il nostro speaker? Basta accenderlo, tenere premuto sul pulsante di accensione finché non sentiamo un suono. Lo speaker è adesso acceso, non ci resta che cercare un dispositivo a cui collegarlo. Direi di utilizzare il mio iPhone 7 Plus. Collegarsi tramite Bluetooth è davvero semplice, basta andare nella sezione impostazioni del dispositivo, entrare nelle impostazioni del Bluetooth e collegarsi a Mi Pow 064, che è il nome di questo dispositivo. Andiamo adesso a scegliere un brano da ascoltare con il nostro Mi Pow. Vado a scegliere una canzone di Christina Grimmi. Ora la potenza dello speaker è meno della metà. Può essere aumentato sicuramente e gli effetti si sentono in tempo reale. Possiamo anche metterlo al massimo. Come avete sentito, la potenza dei 20 watt si sente tutta. Dunque, se siete fuori oppure state facendo dello sport, questo potrebbe essere il dispositivo per voi, visto che viene sentito anche a diversi metri di distanza. Prima di chiudere il video voglio parlarvi delle mie impressioni per quanto riguarda la qualità audio di questo dispositivo. Per quanto riguarda i bassi sono davvero perfetti, puliti e non vengono mai distorti. Per quanto riguarda invece gli alti, avendo fatto un confronto con altri due speaker di cui sono in possesso, sembra essere un po' ovattato. Queste ovviamente sono sottigliezze, perché se io non avessi avuto alcun metro di paragone avrei trovato l'audio di questo dispositivo davvero perfetto. Dunque vi consiglio l'acquisto, il link si trova nella descrizione del video. Questa recensione direi che è finita e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!